Ciao tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Giunardini Sul Tubo. Io sono Lau e benvenuti in questo secondo episodio di ROC, ovvero Rise of Kingdoms. In questo video, ragazzi, vi spiego un pochino come funziona un regno su Rise of Kingdoms. Partiamo dalle basi, ovvero voi eh, iniziate il gioco e lui, diciamo, col primo account in assoluto vi catapulterà in un regno casuale. Se voi invece giocate con amici. O altro, potete creare subito un secondo account e potete a quel momento lì potrete effettivamente scegliere voi il vostro regno. Quindi, primo account regno casuale, dal secondo account in poi potrete scegliere voi il vostro regno che preferite. Diciamo che anche il nome vi pare più simpatico per intenderci. Detto ciò appunto una volta che voi entrate nel regno giustamente dovrete pensare a potenziarvi, ad espandervi, eh, creare un'alleanza o entrare dentro un'alleanza, potenziarvi, fare ricerche, aprire bauli, eh, togliere la nebbia, quindi tutti i banchi di nebbia, quelli intorno, no? che avete visto anche nello scorso video. È molto importante togliere la nebbia, così che trovate oggetti, eccetera, eccetera. Insomma, quindi la prima fase del regno consiste nel potenziarsi il più velocemente possibile, ma in maniera equa. E qui vi farò un video più nello specifico come crescere su Rise of Kingdoms in maniera free to play quindi gratuita, senza spendere un centesimo. Qui vi farò un video extra. Una volta che iniziate a potenziarvi, che giustamente come vi dicevo prima iniziano a nascere le prime alleanze o entrate nelle prime alleanze, eccetera, eccetera, vedrete che ci sarà un periodo molto 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 ricco di eh, battaglie, di guerriglie, eccetera, eccetera, proprio perché si inizia effettivamente ad avere una guerra interna al Regno, quindi far capire chi è più potente. Per esempio quando io e Ryuki siamo entrati in questo regno che era letteralmente nuovo, fin da subito siamo stati circondati da gente invece che spendeva tanti soldini e di conseguenza è stato inizialmente davvero difficile eh, ingranare, soprattutto perché noi avevamo fatto la nostra alleanza, i due N, quindi i due nerdini, ed era davvero difficile stare al passo contro chi spendeva giustamente soldi in questo gioco. C'era un free to play quindi totalmente gratuito. Era allora stato abbastanza complicato, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, questa vedete, il secondo account, ok. Comunque, una volta che appunto si iniziano a fare le prime battaglie, oppure i primi già magari piccoli accordi. Cosa succede? Succede che. Si stipula diciamo, una vera e propria classifica di potenza dell'alleanza. Come vedete qui, in questa classifica ci sono tutte le alleanze del Regno. Per esempio, nel secondo account, che sono rimasta nella, nella nostra alleanza iniziale, due nerdini sul tubo con l'hashtag 6gpm, ovvero la famiglia al quale facciamo, del quale facciamo parte, riuscire a dirlo, del quale facciamo parte, siamo 22 ⁇ quindi nemmeno troppo malvagia, nemmeno troppo malvagia. Vi faccio vedere con la scusa, anzi, la famiglia nel quale siamo con l'account principale, che è in top 8, ovvero 31gm. Infatti, come vedete, pm, gm, eccetera, eccetera, fate conto che come vi stavo dicendo, inizialmente eh, spiccano delle famiglie, ok? Quindi guerre spiccano delle famiglie, spiccano delle famiglie, delle alleanze, chiamano così alleanze, eh, le quali appunto ancora una volta decideranno se allearsi fra di loro, quindi creando delle famiglie, come vi dicevo prima, per esempio la famiglia dei GPM, la famiglia prima c'era dei KV, adesso c'è la famiglia dei 31. Quindi cosa significa? Come ben capite ci sono persone che preferiscono invece mostrare io sono più forte di te quindi continueranno ad attaccarti perché vogliono dominarti, vogliono che al massimo tu vada nella loro alleanza e quindi rinunci alla tua stessa alleanza, ok? Oppure semplicemente ti distruggono, non sono interessate e ti distruggono. Altri invece ti dicono ehi vogliamo collaborare, vogliamo fare un'unica famiglia. Allora li crea, lascia una famiglia, nasce un'alleanza. È così che abbiamo fatto noi per continuare a vivere. Perché, purtroppo, appunto era, era veramente infattibile. Era veramente infattibile. Una volta che nascono le prime famiglie, diciamo, eh, si arriverà con molta calma e col passare dei giorni ad avere una situazione del genere. Cosa si intende una situazione del genere? Si intende che, come vedete, questi video sono su 31GM, 31GN, T31C, eccetera, eccetera. Quali sono le fortezze, quindi le case basi eh, delle alleanze Ovviamente ogni alleanza può avere più fortezze Ovviamente più cresce, più aumenta di numeri, più aumenta di potenza Più può avere fortezze, fino a un massimo di tre, se non erro Comunque, poi può fare bandiere, quindi espandersi Vedete queste tipo ramificazioni colorate in giallo, in fucsia, rosso, eccetera Queste sono le bandiere Ovviamente sono molto fondamentali le bandiere, soprattutto nei primi tempi Perché più ti espandi più hai materiali, ma non solamente queste risorse che possono variare dal livello 1 al livello 6 che ti danno pietra, gemme, insomma ti danno un sacco di roba, ma più che altro per queste cose importanti, ovvero i depositi dell'oro, i depositi della pietra, i depositi del legna e i depositi del grano. Quanto parla questa tizia, non lo so. Quindi diciamo le alleanze cercheranno una volta nate le prime famiglie eccetera cercheranno di espandersi il più possibile proprio per accapararsi di queste risorse ma cosa fanno effettivamente queste risorse perché sono tante importanti per questo motivo qui che adesso vi faccio vedere Eccole qua, praticamente più avete quei depositi, più ad ogni ora guadagnate materiale. Insomma, la famiglia più grande, la famiglia, quindi in questo caso erano i GPM1, che erano i capi della famiglia GPM, noi eravamo i 6 GPM, poi c'erano i 2 GPM, eccetera, eccetera. Ok, GPM2, eccetera, eccetera. Eh, eravamo una bella famiglia grande, però il discorso appunto è che quella più, la, la principale guadagna più, di tutto il resto sono semplici alleati che in caso di guerra in caso di necessità hanno protezione da quelli più grandi ma al suo tempo se serve devono andare all'attacco ovviamente quindi arrivata al discorso famiglie quindi famiglie alleanze più grosse eccetera cosa succede se arriva all'incirca un mesetto di gioco poco più che iniziano uh, le vere battaglie per entrare nella top 10 quindi classifica dell'alleanza top 10 ok questo cosa significa significa che uh, appunto all'incirca andrete all'incirca un mese e mezzo uh, di, um, di gioco verrà stipulato il re cioè verrà scelto il re come si sceglie il re prendendo l'alleanza più forte del regno. Quindi capite bene perché è importante rientrare quanto più possibile nelle prime top ten, nella prima, nei primi top 10, nei primi 10. Questo perché in questo regno abbiamo avuto la fortuna che appunto la famiglia principale sono, eh, è diventata i di 31. I 31 cosa hanno fatto? un'alleanza molto pacifica, diciamo. Pacifica, nel senso molto pacifica. E quindi cosa ha fatto? Ha contattato tutte le famiglie più grosse del regno e ha detto, ragazzi, io probabilmente diventerò il re. Quindi non, non, non si scampa, infatti si vede potenza e oltre 200 milioni di frutta alla seconda, ok? Io diventerò il re. Quindi o con me, ragazzi, o contro di me. Ovviamente, ripeto, è un'alleanza pacifica. Dico questo perché, al contrario magari di ciò che succede in altri regni, in questo regno non ci sono guerre. Nel senso, è molto più tranquilla la situazione. Infatti, a chi magari è più appassionato uh, di battaglia, eccetera, non consiglio questo server, ovviamente. Ma per chi come me sta imparando a giocare, effettivamente è molto, molto utile perché eh, imparto ciò che ci da imparare però nella tranquillità quanto più possibile. Ok? Quindi siamo diventati principalmente, come vedete, tutti 31. Dai dodicesimi posto in giù è davvero difficile trovare dei 31. A parte noi, ripeto, ma non siamo ufficialmente col tag 31, ma facciamo parte della famiglia. E già significa che nessuno può attaccare nessuno. Ehm questo perché se voi rispettate le regole del regno, quindi in questo caso non attaccare nessuno, se non le sorse di oro, ma su quello vi parlerò in un secondo video, il re darà a tutto il regno dei potenziamenti su richiesta. Per esempio, una volta che arriva il re, ci sono dei boost, quindi dei potenziamenti che potete richiedere, però ripeto, il re non è obbligato a darvi nulla mettiamo questo in conto il re ha questi potenziamenti la famiglia del re ha questi potenziamenti se il re vuole li mette a disposizione di tutti quindi ad esempio questi potenziamenti quali sono velocizzare la, velocizzare la, la durata della, della creazione dei soldati velocizzare le ricerche velocizzare la raccolta velocizzare la marcia dei de, de, de soldati velocizzare la costruzione degli edifici insomma Uh, inoltre può avere a il re può avere a disposizione anche delle tasse, per esempio. Eh, noi normali cittadini del regno che andiamo a raccogliere bisogna dare una percentuale del nostro raccolto al re e così via insomma lui può eh, ha dei boost che ovviamente alcuni può metterli solamente lui e riguarda solamente lui re regina quel che sia eh, mentre gli altri potenziamenti che vi dicevo prima i boost di velocità eccetera quelli li stanno mettendo a disposizione di tutti, per esempio, vi faccio vedere nella chat del regno, eccolo qui, voi condividete la vostra posizione richiedendo cosa, di cosa avreste bisogno e loro vi dicono, ok, c'è tutto il potere, perfetto, una volta che hai fatto scrivi magari grazie, hai fatto tutto a posto. Quindi niente, una volta concludendo il video, una volta che è arrivato il re, quindi avete effettivamente questi potenziamenti. Eh, cosa succede? Succede che iniziano le guerre di nuovo. Ma non le guerriglie, le guerricciuole che avete avuto nei primi momenti del regno, nei primi giorni del regno. Ragazzi, guerre vere e proprie tra un regno e un altro, il famoso quindi KVK. Ora vi faccio vedere. Praticamente vedete qui: regno 2730. Questo qui è un altro regno o tra qui 2732, eh, di qua non c'è nulla, di qua non c'è nulla. Comunque, vedete che praticamente qui ci sono altri regni, ok? Giustamente ci sono altri regni. Questo ancora non è visibile perché già è più avanti in season 1, ma tra poco ci vediamo anche noi. Season 1 che significa appunto che inizia il KvK Quindi il KvK non è altro che la guerra tra i regni le migliori alleanze si sfidano contro le migliori alleanze dei, 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 dei rispettivi regni. Per questo motivo ovviamente capite bene che il re ha l'interesse di dare questi potenziamenti ai cittadini. Il re ha l'interesse di far entrare altre famiglie nei 31. E il re ha interesse a trasferire gente di alcune alleanze in alleanze più forti. Ad esempio... Vi faccio questo esempio e poi penso di aver detto tutto riguardo il KVK e come funziona tutta la storia litter del, del regno. Per esempio, nella mia famiglia, i 31GM, tante persone potenti mm, hanno deciso di eh, trasferirsi momentaneamente nella famiglia dei 31SN, ovvero i Godly Sinners. Hanno guadagnato infatti molta potenza, infatti come sono tutte lì, la seconda e la terza sono, eh, sono lì, però perché se non erro sono le prime tre ad andare a fare il KVK, di conseguenza è proprio oltre che essere un orgoglio del proprio regno, è proprio dare un senso al gioco, quindi il senso di inizio gioco è diventare re, se non riesci a diventare re, perché ovviamente devi spenderci tanti, 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 tanti soldi, eh, puoi rientrare nella top 3 quindi davvero davvero tanta roba. Nel prossimo video, ragazzi, vi spiego e vi racconto un po' come crescere velocemente sul Rock in maniera free to play, quindi totalmente gratuita. Vi spiego un po' i trucchettini, come partire subito al meglio. Partendo dall'alleanza, quindi quale alleanza scegliere e come potenziare, cosa potenziare, come espandersi, eccetera eccetera. Quindi ragazzi da me è tutto, e io vi ringrazio per la visione e mi raccomando lasciate un bel mi piace se il video vi fosse piaciuto, se vi fosse stato utile, iscrivetevi al canale e se avete qualsiasi domanda da fare riguardante questo gioco scrivetela qui sotto nei commenti che farò un video dedicato appunto a tutte le vostre domande. Quindi ragazzi, bella!